Ciao! Questa è Arte Green, io sono Licia e io sono Yolanda. Oggi, visto che ci serviva piantare i semi per fare poi le piantine da mettere nell'orto e dato che siamo chiusi dentro la casa e non possiamo uscire fuori, allora abbiamo detto prepariamocele in casa, tanto a casa c'è caldo. Quindi abbiamo preso materiale riciclato come vasetti di yogurt, vedrete nel video. E quindi ora aspetteremo nei prossimi giorni il risultato del nostro difficile lavoro in casa. Materiale occorrente per piantare i semi dentro i nostri vasetti di yogurt, come vedete bene incollati. Abbiamo incollato tutte e due con la colla a caldo. Ora andiamo a prendere terriccio e seminare. Ci siamo preparati diversi perché vogliamo piantare i diversi semi, come vedete, esempi. Quando queste cresceranno e saranno abbastanza grandi, possiamo poi metterli nell'orto. Terriccio e poi soprattutto attrezzi per lavorare. E soprattutto mi raccomando i guanti. Messi i guanti e ora riempiamo di terriccio i vasetti. Vedete, abbiamo riempito i nostri vasetti con la terra e ora cosa dobbiamo fare? Seminare. Non schiacciate la terra, lasciatela comunque molto morbida. Scegliamo i semini da piantare, peperoni. E allora metti i peperoni, almeno due dure, perché non sappiamo se nascono tutti. Tre mettiamo, guarda, forse ce ne sono anche quattro. Possiamo ricoprire i semi con il un po' di terriccio. Non bisogna pigiare, basta solo piano piano ricoprirle. Dopo, se mai mettete sempre il foglio per sapere cosa abbiamo seminato, per non avere sorprese magari. So qualcuno che ha comprato dal vivaio o da qualcuno la piantina pensando che era zucca, invece hanno scoperto che era melone. Sì, è vero. Poi alla fine, quando abbiamo seminato tutte le nostre semi, annaffiamo ogni barattolino. Una volta fatto, diamo un po' di acqua. Se volete, potete anche, se avete un recipiente con un po' di polistirolo, potete usarlo, potete riciclarlo per metterci i semini per piantarli. Mettiamo qui ora semini di cocomero. Prossima volta proveremo anche, magari di estate quando mangeremo cocomero, levare le semi, lasciarli asciugare e lasciare per il prossimo anno. Si riproverà. Speriamo che questo video vi sia tornato utile, che potete fare tantissime cose riciclando tutti i rifiuti che abbiamo in casa, perché se iniziate a metterli da parte vedete quanti rifiuti facciamo. Soprattutto quanta plastica. Infatti diventa un problema, quindi riciclate la plastica soprattutto, fateci sapere se questa idea vi è tornata utile. Quindi allora, se vi è piaciuta questa idea, allora iscrivetevi al nostro canale YouTube. Seguiteci anche su Instagram e visitate anche il nostro sito web. E sicuramente a vostri bambini piacerà, vedranno come crescono le piantine e chissà, magari scappa fuori anche qualche agricoltore. Allora noi siamo sempre qui, al prossimo video, ciao!